Ciao, siamo Simona e Matteo e a bordo della nostra piccola grande Vanfrida viaggiamo alla scoperta del mondo. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per restare aggiornati e mettete like, così viaggerete insieme a noi. Eccoci qua, siamo arrivati a Fano. Abbiamo trovato questo parcheggio in questo pratone, 8 euro per 24 ore. Dietro la Frida c'è il mare, di fianco a noi c'è un Cartiago tre assi, che praticamente le Fride ce ne stanno due, poi c'è un Wingham e poi c'è tutto il resto del mondo. Il titolo del film è La Bertolini e il mare, al tramonto, contro luce, perfetto. Quindi noi al mare ci veniamo i primi di maggio, perché poi diventa una cosa un po' apocalittica, secondo me, venire al mare. Buongiorno, da dove ci eravamo lasciati ieri sera. Siamo sempre sul lungomare di Fano, nel solito parcheggio. Ora ci andiamo a fare una passeggiata fino al porto, al faro, e poi andiamo all'interno del centro storico. Posto che vai, un marel che trovi, eccolo lì, tac, giubbottino, felpina verde, controlla i lavori. Stiamo facendo quella che si chiama la passeggiata dell'Isippo. Siamo vicino al mercato ittico, ma soprattutto vicino al mare. Qui la passeggiata si allarga e siamo arrivati alla nostra sinistra sul porticciolo turistico di Fano. Eccolo qua. Bertolini, siamo arrivati in cima, vero? Siamo arrivati in cima alla passeggiata dell'Isippo. Ci sono tutte le casette dei pescatori. Là c'è un faro. Là c'è l'altro faro che dà l'entrata del porticciolo. Una bellissima passeggiata. E là ci sono le casette dei pescatori con i retoni che abbiamo già visto. Questa scultura che vedete col pistolino molto luminescente, perché glielo toccano tutti, adesso ve lo faccio vedere. È l'atleta di Fano, l'Isippo. E la passeggiata prende il nome proprio. Come vedete, è bello lucido. E nella ricerca di un sottopassaggio per attraversare la ferrovia siamo capitati davanti a questa bellissima chiesa, la chiesa parrocchiale di San Giuseppe al Porto. Ha una facciata veramente bellissima.
dopo aver lasciato il lungomare siamo arrivati nel centro storico di Fano. Come potete vedere alle mie spalle, Fano era... E più che altro, come potete sentire, ci sono le campane che suonano. Le mie amiche campane che suonano sempre quando inizio a parlare. Ma ci sono abituato. Comunque, le mura si estendevano per 1700 metri. Ora invece si possono vedere per 500 metri su entrambi i lati. E al centro più o meno delle mura rimaste c'è una porta che viene chiamata Porta della Mandria, perché un tempo si diceva ci fossero le grecce. Ora ci camminiamo. Queste che vedete inquadrate, come vi diceva la Bertolini prima, sono i resti delle mura romane, che sono ancora conservate bene, tra parentesi. Questa che vedete qui davanti, dove sotto c'è la Bertolini, è la Porta della Mandria, che vi diceva prima la Simo, dove passavano le greggi, e mo ci passiamo noi, altre che le greggi. Questo che vedete sopra le nostre teste è l'Arco di Augusto, che adesso ve lo facciamo vedere in uscita, ma adesso ve lo faremo vedere anche in entrata. Questa è la versione in entrata dell'Arco di Augusto. E qui, se volete fare dell'elemosina, è sempre ben accetta. Questa è la Basilica Cattedrale di Fano. E adesso vi dico una cosa, che in Italia una volta c'erano le case chiuse, adesso ci sono le chiese chiuse, non se ne trova mai una aperta per poterle vedere dentro. È una roba allucinante questa qua. E siamo arrivati al mercato. Adesso andiamo alla ricerca della porchetta. Perché la Bertolini vuole la porchetta. Non si sa mai se c'è. Perché lei sa resistere a tutto, ma la porchetta no. Oggi Zannoni vuole mangiare la piadina, quindi la contentiamo a pranzo. Zannoni con la piadina, e stasera mi prendo la porchetta. Quello che vedete lì davanti è il museo archeologico. Come in ogni cittadina delle Marche che si rispetti, anche qui c'è piazza Giacomo Leopardi. E con più di 10.000 passi al nostro attivo, ce ne torniamo verso la piccola Frida, pronti a muoverci. Mi è piaciuto tantissimo qui, il mare, tutto, il paese, sono stata proprio proprio bene, e penso anche Matte. La Fridina ha visto mare, quindi cosa chiedere di più? Ma ti è piaciuto, lo sai perché? Perché non è ancora estate. Sì, vero. È metafora l'autunno, la primavera. È venuta la neve stanotte. Siamo in un'area di sosta a Cesenatico, come potete vedere inondata di cotone dei pioppi. Area di sosta che mi sta simpaticissima, a me il cotone dei pioppi. Comunque, area di sosta comodissima, con carico scarico, bidoni dell'immondizia, 7 euro giornalieri, attraversate una strada e siete direttamente sul mare, quindi non potevamo chiedere di meglio. Ieri sera abbiamo fatto un giretto sul lungomare e adesso andiamo a vedere il porto. Ogni tanto in giro si vedono anche dei mezzi interessanti. Guardatevi un po' questa roulotte completamente in alluminio. Stiamo camminando per il centro di Cesenatico e siamo arrivati in Piazzetta delle Erbe, dove ci accoglie questo murales bellissimo. Siamo arrivati in Piazzetta delle Conserve. Il nome di questa piazzetta deriva da questi pozzi a tronco di cono che una volta venivano utilizzati per
trattenere il ghiaccio per conservare il pesce. Poi sono stati abbandonati quando sono arrivate le fabbriche e sono stati ristrutturati e rivalutati negli anni 70, quando è stato istituito anche il Museo della Marina. Questa parte di Cesenatico che abbiamo visto ora, con queste piazzette, queste case colorate, mi ha stupito in maniera favorevole, perché non me l'aspettavo, era una Cesenatico che non mi aspettavo. Ora siamo arrivati sul porto canale leonardesco, così chiamato perché nel 1502 Leonardo da Vinci venne chiamato per fare delle modifiche innovative e migliorative. Nel frattempo c'è anche un matrimonio oggi. Tanto quando parla la Bertolini deve succedere qualcosa, quindi anche il matrimonio. Allora, questo qui era, diciamo, il porto iniziale, che poi si è spostato un po' più in giù. Comunque, questo rimane il fulcro cittadino di Cesenatico, dove le persone vengono a passeggiare, ci sono i localini, i negozi. E qui a Cesenatico c'è l'unico museo in Italia della marineria galleggiante, che è quello che vedete qui. Il gabbiano si è trovato il granchio blu e adesso se lo mangia, eccolo lì. Perché qui siamo invasi dai granchi blu, eh? Tutte le barche che vedete qui in questo museo galleggiante hanno la vela latina, perché quando navigavano queste barche era in voga la vela latina. Sì, ma a motore sono tutti buoni a mandarla, comunque. Ma questa cosa che state vedendo è magnifica. Questo è il traghetto praticamente che fa attraversare il canale. Se avete bisogno di attraversare il canale, eccolo qua. Arriva il traghettino, la pedana, diciamo, che vi porta dall'altra parte. E proseguendo lungo il canale, dopo il museo a cielo aperto galleggiante, siamo arrivati nella parte dove ci sono i pescherecci. Che azzurri, con questo azzurro del cielo stanno benissimo, oserei dire. Se non lo aveste ancora capito, siamo a Cesenatico e il cartellone che vi sto inquadrando ci dice, quando passerà la corriera, che il 30 giugno 2024 a Cesenatico, città di partenza della tappa del Tour de France. La Bertolini è 2 giorni che mangia piadina romagnola,
perché ha detto che qui è troppo buona, c'ha ragione. Una diversa dall'altra, però buonissima. Rispetto alle nostre, non, forse non possiamo neanche chiamarle piadine, quelle che mangiamo da noi. Adesso andiamo a vedere il torneo di beach volley. Tanto di chilometri ne abbiamo macinati, quindi si può mangiare anche la piadina che l'abbiamo già smaltita stamattina. Sono le 15:12, ho già fatto 13.000 passi. E la giornata è ancora lunga. Comunque Cesenatico a noi è piaciuta tantissimo. Ora andiamo a vedere il torneo di beach volley. Quello che vedete laggiù in fondo, piccolo, 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 è il torneo di beach volley. Come vedete hanno allestito campi su campi su campi di gara. All'ombra del grattacielo e sotto la ruota panoramica si svolgono le finali di questo torneo di beach volley. Praticamente le eliminatorie si sono svolte da novembre fino ad ora e in questi tre giorni si sfidano le coppie per la vittoria. Una delle caratteristiche dell'Adriatico, Bertolini, sai qual è? Che se puoi camminare da qui all'eternità. Bravissimo, che se te adesso vai in acqua e inizi a camminare, diventi un puntino piccolo, piccolo, piccolo e non sei neanche c'è Gesù che camminava sulle acque, ma sembra che cammini sulle acque, perché l'acqua non è mai alta. Stiamo passando in mezzo ai campi del beach volley. Abbiamo scoperto che c'è un'arena centrale proprio sotto al grattacielo dove si sfidano le squadre più forti. Oh.